Allora, io stavo facendo una camminata prima di andare al lavoro, stavo un po' tra i miei pensieri, con la musica giusta, mi sono dato un po' di energia fondamentalmente. Ti devo fare una proposta, ancora più folle del panino. Quando senti questo audio, dimmelo che ti dico cosa vorrei fare. Che sei a pensare? Buongiorno. Allora, che ne pensi di andare a Roma fra qualche tempo, io e te, in bicicletta? Buongiorno, allora, il tempo non è dei migliori, quello sicuramente. Il meteo dice che piove dal pomeriggio e se la nostra tabella di marcia non cambia, nel pomeriggio già siamo sul treno, quindi in teoria ce la dovremo fare. Prima che parta tutto quanto, non so ancora come andrà. Ringrazio Mattia Miraglio per avermi ispirato in questo mini viaggio. Grazie. Sei già in diretta a Mondovisione. Buongiorno. Buongiorno. Il Come sta domenico. piovendo? Allora, sono sempre io il domenico. Non cambierà mai, che mi sono i vestiti. Però invece di Argo dietro ci sono delle biciclette. Argo ha capito tutto, oggi ha detto una mangiare con voi oggi. Ma chi te no? Vabbè, dove andiamo? Ma so che un amico mio ha aperto il ristorante, non è molto lontano da qua. Dov'è? Facciamo un giro con la bicicletta, ed è strada comunque. Direzione Roma. Dai. Ma Come Roma, stai? Roma, tutta l'estate porto a A Roma, Roma ma ne vediamo abbiamo la questa. strada, vediamo che cazzo ci porto lì. Allora, come si sente? Pronto? Sì, già preso tutto, ho I preso remi. i remi, sta facendo. Allora, siamo ufficialmente partiti. Questa volta è ufficiale, siamo per strada. Abbiamo percorso già 2 km. Donne, ritirate i panni, non si sa. Allora, Non si sa mai, ritirate il i tempo è panni. veramente incerto, strano, perché io e domenica quando c'è una bicicletta non usciamo per pedalare ma per scappare dalle tempeste. Oggi il tempo ce l'ha confermato. Quanti chilometri sono previsti? 60? 60, Circa 60, 59, non è. 60, qualcosa del genere. Non è eccessivo in realtà, però staremo a vedere. Siamo ai primi 10 chilometri, c'è già della salita. Allora, Ospiano. forse. Giungono info da Latina. Stiamo letteralmente scampando la pioggia, là sta piovendo. Vedi? Meno male. Una volta tanto abbiamo avuto ragione. Esatto. Ora, dov'è il percorso? Qua. Ah, il nostro Camut ci dice di girare e noi giriamo. Sì. Siamo recinto la stalla. Giro, giro, dove cazzo Ecco vai? qua. Prima tappa raggiunta, siamo a Cisterna, siamo a Cisterna. Dai. Allora, questa non è una semplice stradina, ma cos'è? È una strada fatta la storia. Voglio... È inutile che ve lo racconto io, basta leggere. Ci siamo. Sì, più o meno si vede. Sono gli albori del nostro viaggio. Comunque, Appia Antica, comune di Velletri. Adesso comincia la storia. Signore, dritto per dritto, è solo storia. Che avrebbe mai detto? Cosa, ma che porta un vialetto del cacchio, in realtà Dice, ci porterà a Roma. l'Appia Antica, chissà com'è questa. Questa è l'Appia Antica, ragazzi. La storia, quella, i San Pietrini, quella. Questi sono i nostri cavallini che riposano. Allora, primi metri sull'Appia Antica. Ah, saremo a vedere. Davanti abbiamo Domenico che ci fa da tom tom. Vai, vai. Per telecomando. Minchia, ho dimenticato il telecomando a casa, porca troia. Vabbè, ci sta. Via. Vieni, Fran, ti preoccupa, passa. Ho messo.
Buongiorno. Tutto bene? Scusa che non ho tagliato l'erba, non c'è avuto tempo. Stiamo calpestando la storia. Eh già. Vai, pareri così a freddo. Anzi, è caldo, visto che stiamo scaldando. Caldo, stai. Beh, che dire, sto palè posato bene. Sì, esatto. Carino. Per dire che dicevo, la strada è tranquilla, si può fare a qua. Fai mi oh, devi riempire la borraccetta. No. Com'è il percorso? Guarda quanto stiamo al Niagara. No. Ok, prendiamo di nuovo. Allora, comunque questa è stata tosta. Fondamentalmente è successo questo. L'ho camminato un bel po'. Molti tratti della Pia Antica sono chiusi perché sono diventati privati e non sono pedonabili, insomma. Entrate privati, entrate privati. Entrate privati. Rubate i terreni. Questo è veramente uno schifo, dai. Noi abbiamo dovuto cambiare strada e abbiamo proseguito per i colli, non avendo alternative. E non abbiamo neanche potuto registrare perché c'erano salite indescrivibili su ciottoli romani, insomma, quindi lisci, e ha piovuto, quindi era veramente impossibile registrare. Nel frattempo siamo arrivati ad Ariccia e dobbiamo continuare ancora un po'. Però in teoria mo dovrebbe non lo essere dire. Tutto lisci. Non lo dico. Vabbè. Ci vediamo più tardi. Allora, il panorama è senz'altro mozzafiato. Domenico ha attaccato la centrale elettrica per far sì che possa arrivare. Meno male che c'è mamma Francesco che aveva il filo giusto. Meno male, va. Ariccia, signori! Ci siamo! Dove siamo? Siamo a Storia oggi. La storia nella storia. Allora, quella che avete visto prima era la più attiva, ma è il garage praticamente. Qui siamo veramente nella storia vera. Oh! Proseguiamo? Dai! Non è che ci aspetta la frittura. A proposito, non è immediato. L'ultima volta che venni a Roma ero esattamente in questo punto, registrando un video random dopo una mattina da devianti spiegandovi perché io fossi sparito. Eccomi qui, giunto al traguardo di questo sogno. Beh, è difficile poter scrivere di qualcosa prima ancora che si possa realizzare. Ma oggi, in una vita basata di incertezze, dubbi e tantissimi cenni di cedimento, mi sono preso la briga di poter scrivere questa lettera nel silenzio di una delle mille notti prima che tutto questo accadesse, immaginando realmente che tutto questo potesse veramente accadere. In questo mondo ognuno, in qualche modo, ha bisogno di credere, che possa essere un Dio, la famiglia o i propri figli. Io ho deciso di poter credere solo in me stesso. Io per tante volte mi sono dato per scontato e altrettante come sottovalutato. Allo specchio mi sono sempre visto come chi, davanti a una difficoltà, ha saputo spaventarsi, paralizzarsi e non reagire. Questo 2021
Già dai primi mesi a tratti è stato peggio del 2020. Ci sono stati momenti in cui, guardando il cielo, scruto l'orizzonte e mi domando se la vita davvero può essere così bastarda e se ci trovasse gusto, quando sei nel bel mezzo della corsa alla tua vita, di farti uno sgambetto. Tu cadi, ti fai male e lei ride, semplicemente perché gli va di romperti il cazzo. Mi sono domandato tante volte se davvero la mia vita fosse destinata a prendere schiaffi. I mesi di aprile e di maggio, chi mi conosce bene sa cosa è successo, e in questi mesi credevo di aver raggiunto un punto di non ritorno. La vita aveva riservato per me bellissime sorprese amare, di quelle che non vorresti buttare giù, ma non hai altre alternative che ingoiare il boccone amaro e domandarti quanto la vita possa essere stronza con te. Passai giorni in silenzio, io e il mio vuoto cosmico avevamo raggiunto una sintonia bestiale, ma non potevo andare avanti così. In una mattina di aprile mi sono svegliato, in preda al terrore, come ogni giorno nella mia vita trascorsa nell'ultimo periodo, e ho deciso di cambiare strada. Ho fatto un patto con me stesso, promettendomi di non voltarmi indietro e guardare solo avanti. Ma soprattutto, tutto doveva essere riportato come piace a me, con delle prove tangibili, reali e soddisfacenti. Per poter dire un giorno a me stesso che avrei vinto, nonostante tutto. Nella stessa mattina, in una camminata completamente priva di emozioni, ascoltai con le cuffie con il volume al massimo la colonna sonora dei Pirati dei Caraibi. Mi salì un brivido che, senza pensarci due volte, si trasformò in grinta e poi in energia. L'unica cosa che seppi fare fu quella di sognare. Durante tutta la durata della canzone pensai a quale grande sogno enorme Francesco avesse per poter lavorare su durante questo periodo, dimostrando a me stesso che anche nei momenti di crisi un sogno può essere raggiungibile. Finì la canzone e all'istante mi strappai le cuffie dalle orecchie e scrissi alla persona più pazza che io conosca, chiedendogli se gli andava di accompagnarmi a Roma, in bicicletta. Latina Roma in bici per me è sempre stato un sogno della vita. Un qualcosa che ho sempre desiderato realizzare, ma non l'ho mai fatto. Ed era il momento di tornare a perseguire quel sogno. Da dopo quel messaggio tante sono state le volte in cui ho pensato di tirarmi indietro, ma mi ero rotto il cazzo di mollare sempre. Il mio sogno non poteva aspettare. Così nel mese seguente, nonostante io fossi vuoto, stanco, ho promesso a me stesso di non mollare. Ho infilato la divisa quando il mio istinto mi diceva di stendermi a letto. Ho spinto il pedale un po' in più anche quando il mio corpo mi chiedeva di fermarmi. Non so se sia stata la scelta giusta, ma ho fatto per un mese intero esattamente il contrario di quello che il Francesco di sempre avrebbe fatto. Forse è stata una mossa un po' poco sana, perché non dare retta alle richieste del corpo non è sempre giusto. Ma so per certo che se avessi fatto anche solo una mossa differente da quella che ho fatto in questo mese, non sarei qui a leggere tanto. E forse dalla delusione avrei buttato nelle fiamme per non tornare a pensarci più. È un mese e mezzo che il mio unico pensiero va a Roma, Roma e Roma. Vivo per questo, sognavo la notte questa meta. Assieme alla foto sotto al Colosseo. Ci sono riuscito, sono arrivato fino qui senza uno sputo di allenamento. Nella mia peggior forma fisica che io abbia mai avuto e con la testa esausta. Nella mia testa però solo le fiamme. Solo la morte sarebbe stata in grado di separare me da questo sogno. Lo dovevo alla persona più importante della mia vita, cioè me stesso. E non è egoismo il mio, ma un semplice far comprendere a me stesso, tramite questa lettera che vi sto leggendo, che ogni cosa può essere raggiungibile, perché i sogni non conoscono ferie o permessi, hanno solo bisogno di essere alimentati. Perché in un solo secondo possono trasformare la torbida vita in una montagna russa incredibile. Ci sali sopra, ti fotti di paura, ma urli, ridi, e quando scendi gridi, famute un altro giro. E ringrazio il mio amico Domenico Pazzo per avermi accompagnato verso la realizzazione di questo sogno, credendo in me, come sempre. Abbiamo 15 anni di differenza, ma è come se fossimo fratelli di sangue. Dedico questo traguardo a due persone. Una sono io, e l'altra, vedendo questo video, saprà riconoscersi, e forse ora sorriderà, perché già sa tutto. Per molti potrà sembrare una banalità, ma per me è stato qualcosa di immenso. E ringrazio questa vita, che alla fine ci vuole tanto bene e ci insegna sempre qualcosa. E citandovi ultimo, e nella stazione dei ricordi, chiudo questa lettera dicendovi: io la mia vita l'ho vissuta solo attraverso i miei gusti, e pagherò un conto fra 10 anni, o forse anche domani, ma vince chi si sveglia, vive, muore e spera, sempre dentro le sue mani. Oggi Roma, domani il mare.